Consigliere Patrizio, lei che è vicino ai problemi dei pescatori, cosa propone? Sì, io sono sempre stato legato ai pescatori di Terrazzini, che li considero tutti figlioli miei, a parte il fatto che tra i pescatori di Terrazzini ho 82 compari e 389 figliocci. Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché ho raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Spiritoso, ironico, creativo, Peppino Impastato è stato uno dei primi nella Sicilia degli anni 70 a comprendere la potenza comunicativa della radio, che lui stesso ha utilizzato come mezzo di denuncia e lotta sociale. Famosissima la sua trasmissione Onda Pazza, con la quale dai microfoni di Radio Out ha sbeffeggiato e ridicolizzato per anni mafiosi e politici corrotti. Ma chi era veramente Peppino Impastato? Un angelo ribelle? Un rivoluzionario? Un eroe? Può darsi. Ciò che è certo è che questo giovane, originario di Cinisi e ucciso dalla mafia a soli 30 anni, continua a dare fastidio a quanti rinnegano legalità e giustizia. Lui, un figlio della mafia che si è ribellato alle sue origini, è diventato un vero e proprio simbolo per migliaia di persone. Nel nome di Peppino è nata infatti nel 2010 a Palermo Radio 100 Passi, una web radio che ha fatto dell'antimafia il suo punto di forza e che oggi come allora continua a subire attentati e aggressioni. Nonostante, il legame con il territorio che stiamo cercando è quello che stiamo facendo per il quartiere, noi abbiamo avuto 8 attentati. Uno di questi ha devastato la radio. Insomma, non abbiamo vita facile, ecco. Quando noi abbiamo subito il furto avevamo iniziato da poco, anzi addirittura era la partenza del palinsesto. Io, da un'analisi che posso fare, non avevamo ancora neanche detto o fatto di quelle cose così determinanti. Quindi riteniamo che di essere stati colpiti, perché Peppino Impastato è un simbolo. Peppino era figlio di famiglia mafiosa. E questa cosa, secondo noi, ancora la mafia non l'accetta. La metafora dei 100 passi, la distanza che separava casa Impastato da quella del boss Tano Badalamenti, oggi appare riduttiva. Le idee e il coraggio di Peppino hanno percorso migliaia e migliaia di chilometri, grazie anche allo strumento radiofonico. Tra le più attive sul fronte anticamorra c'è Radio Onda Pazza, messa in piedi a San Giovanni a Teduccio, nella periferia di Napoli, da alcuni giovani volontari. Radio Onda Pazza nasce da quello che era il percorso siciliano di Peppino Impastato, con il suo modo di fare antimafia un po' diverso dal solito, quindi non l'antimafia dei grandi slogan o dei grandi cortei, ma un'antimafia fatta coinvolgendo i ragazzi. Ci siamo un po' ispirati alla cretina commedia di Peppino Impastato, quindi invece di rifarci all'aria dantesca come faceva Peppino, abbiamo scelto un po' Manzoni. E attraverso il rivisitare dei Promessi Sposi abbiamo fatto un po' di satira su quelli che sono gli avvenimenti politici e criminali del territorio. Minacce noi le abbiamo avute all'inizio, nel 2003, perché questo posto ha iniziato a tenere ragazzi all'interno del circolo e quindi non più per strada. Questo ha dato molto fastidio alla camorra locale, perché fare iniziativa e togliere giù dalla strada significa poi togliergli la materia prima sulla quale poi loro si basano. Peppino Impastato ha pagato con la vita il suo coraggio e per 25 anni si è cercato di distruggerne anche la memoria. Tra menzogne e depistaggi i suoi assassini hanno tentato invano di farlo passare prima per terrorista e poi per suicida. Infine la verità, con la condanna a 30 anni per Vito Palazzolo e l'ergastolo per Tano Badalamenti, grazie alla caparbietà dei compagni, del fratello Giovanni e soprattutto della mamma. Mia madre è stata determinante, ma è stata determinante nel periodo quando Peppino era vivo, perché lei è entrata in questo ruolo di intermediazione che copriva in tutti i modi il figlio, che tentava in tutti i modi di tenere unita la famiglia, e che però non c'è riuscita. Il ruolo di Felicia è centrale, fondamentale, nel senso che questa donna ha saputo riscattare questo paese che dorme, e ha trascorso gli ultimi anni della sua vita accogliendo costantemente come tipi dei ragazzi, soprattutto dei scolari, e i quali diceva una cosa banalissima in fondo. Diceva: ragazzi, solo studiando potete
convincervi che cos'è la mafia e batterla. Cosa ha significato il gesto che fece Felicia in un'aula di tribunale additando comunque Badalamenti come il mandante dell'uccisione del figlio? Se vedi nel film i 100 passi, c'è cioè un momento in cui dici io vendette non ne voglio. Mia madre ha avuto il coraggio di dire basta, di buttare fuori di casa i mafiosi. Cosa prova oggi nel ricordare quei momenti? Ti posso dire che uno si sente un po', come dirti, quasi senza una parte che gli manca con un Peppino, perché insomma, soprattutto negli ultimi tempi, da questo aspetto si può dire che eravamo un po' complementari l'un l'altro. Lui ci ha lasciato un grosso patrimonio di idee, peccato che è morto a quell'età, perché non so che cosa ci avrebbe lasciato in questi 30 anni. Peppino molto spesso quando usciva dalla radio si fermava proprio in questo spiazzo, quasi a decantare un po' tutta la sua giornata, stava 10 minutini a guardare il mare e poi se ne andava via.